Subito dopo la vittoria contro i nazisti, l'enorme antenato del computer, il Colossus, fu distrutto per ordine del servizio segreto inglese. Quella che vedete è una copia fedele ricostruita di recente. Gli scienziati di Bletchley Park, che in questa villa avevano esaminato per anni le macchine Enigma, vennero dimenticati. I loro progetti in parte bruciati. Solo pochi giorni fa il governo inglese ha annunciato che in occasione del centenario della nascita renderà pubblici due documenti sopravvissuti al fuoco, scritti 70 anni fa da Alan Turing. Turing, stufo dell'idea di costruire grandi macchine, pensò di costruire un cervello. Convinto che le macchine avrebbero un giorno potuto compiere azioni intelligenti, pensò di riprodurre le facoltà della mente umana. Fino a quel momento nessuno aveva messo in discussione il fatto che le macchine fossero solo schiave, che l'uomo fosse sempre padrone di tutto ciò che facevano. Nel 1950, in un articolo sulla rivista Mind, Turing si domandò: se una macchina potesse rispondere in tutto e per tutto come un essere umano, non dovremmo forse ammettere che questa pensa? Il filosofo italiano Luciano Floridi legge in questa intuizione di Turing l'inizio della quarta rivoluzione nella storia dell'uomo. Dopo la rivoluzione copernicana e la consapevolezza che la Terra non è al centro dell'universo, dopo le scoperte di Darwin che ci dicono che siamo solo discendenti da una specie animale, dopo la scoperta che Sigmund Freud fece dell'inconscio, con Turing, per la specie umana, arriva la quarta grande ferita narcisistica. L'intelligenza non appartiene solo all'uomo. Abbiamo o stiamo abbandonando una quarta trincea, e cioè che l'informatica e le applicazioni informatiche ci stiano in realtà forzando a cambiare non soltanto il modo in cui interagiamo con il mondo, ma anche come concepiamo noi stessi, non più come agenti unici, gli unici che possano essere in grado di agire indipendentemente e autonomamente nel mondo, ma in realtà agenti che hanno a che fare con molte altre fonti di interazione, dalla banca online al cane del vicino, e che in realtà anche questa quarta trincea, cioè l'unicità della nostra natura come agenti, debba essere rivista in realtà in maniera molto più democratica di quanto non sia stato in passato. Due anni dopo la pubblicazione dell'articolo su Mind, nel 1952, due ladruncoli si introdussero nella casa di Turing. Lui confermò di aver avuto in passato una relazione sessuale con uno di loro e venne condannato a un anno di carcere e a cure ormonali che lo fecero cadere in uno stato di profonda depressione. L'accusa era omosessualità. Si uccise. L'intelligence britannica certamente era a conoscenza del personaggio, però appunto in quel momento serviva, lo hanno usato e poi l'hanno gettato. Per inciso ricorderò che secondo le leggi bibliche è proibita proprio la castrazione, quindi al di là adesso del giudizio che si vuol dare o meno sull'omosessualità, comunque è sicuramente proibita. Solo dopo, nel 1956, fu coniato il termine intelligenza artificiale. Turing aveva gettato il seme per una foresta cresciuta molto dopo, quella in cui ora viviamo tutti noi abitanti delle società dell'informazione avanzata, quell'ambiente che il filosofo Luciano Floridi ha chiamato infosfera, globalità dello spazio delle informazioni, dei dati raccolti a cui abbiamo sempre più accesso anche grazie alle connessioni internet. Turing aveva dimostrato che la Seconda Guerra Mondiale, basata sulla logica novecentesca del predominio dei territori, si poteva già vincere non grazie a una nuova bomba, ma grazie alle informazioni raccolte e organizzate in sistemi. Oggi anche l'economia dipende non solo dallo sfruttamento delle risorse come l'oro nero, ma sempre più dalle informazioni. Il nuovo oro è la raccolta dati. L'infosfera, lo spazio occupato dalle informazioni, è dunque il nostro nuovo mondo, fatto di iPad, telefonini smart, computer, tecnologie, Twitter, Facebook, robot, ma anche dati del DNA, informazioni sulle molecole di cui siamo composti noi e tutto ciò che ci circonda. Alan Turing, informatico, ma anche biologo, fisico e matematico, ne è stato lo scopritore. In una società che dipende sempre di più dalle strutture informatiche per non soltanto funzionare, ma per il proprio benessere, è chiaro che noi abbiamo uno spostamento storico
per l'importanza che queste strutture e questi sistemi hanno. Non sono più sistemi che servono a rappresentare e riprodurre e trasmettere la memoria al futuro. In realtà sono sistemi che forniscono la linfa vitale alla società stessa.